Se mi dovete chiamare in francese mi chiamo Guillaume Gigliotti, però in italiano mi faccio chiamare Guglielmo Gigliotti perché Guillaume non lo sa dire nessuno e poi mi chiamo Gigliotti. Mia mamma è francese, di Marsiglia, mentre mio padre è argentino, però i miei nonni, i genitori di mio padre erano calabresi e sono andati via dall'Italia quando c'era la guerra, sono andati in Argentina, quindi mio padre è argentino e è venuto a giocare a calcio in Francia. E ha conosciuto mia mamma, quindi mio padre è calciatore, mio fratello è calciatore e io pure. Sono 10 anni che sono in Italia, quindi tutto il mio mondo sta qua, c'ho solo la famiglia in Francia, ma tutti gli amici, la famiglia, mia moglie, sono tutti italiani, quindi a casa la TV la guardo in italiano. Quindi possiamo dire che il vino migliore è quello. Italiano. Hai detto papà calciatore, ci dirai anche in che ruolo giocava. Fratello calciatore, attaccante, questo lo sappiamo, più difensore. Chi è il più forte dei tre? Il più forte è mio fratello, perché lui fa la punta, si è fatto 8 anni di Serie A in Francia, però purtroppo è brutto da dire perché mio fratello, ma il cervello l'ha lasciato a casa. Se non si faceva una bellissima carriera, poteva fare molto di più di quello che ha fatto. Abbiamo fatto la Champions, l'Europa League, ha fatto di tutto, però poteva fare molto di più. Mio padre ha giocato in Argentina, sempre in Serie A all'epoca, poi è arrivato in Francia e ha fatto la Serie B. Ha girato un po' anche in Grecia, in Serie A, ma in Francia soprattutto ha fatto la Serie B, sì. Quando ero piccolo, sì, facevo l'attaccante perché quando siamo piccoli vogliamo tutti fare l'attaccante. Poi mi ricordo di una partita che mancava un difensore, qualcuno dietro, quindi sono tornato io dietro a dare una mano e mi è piaciuto quel ruolo e sono rimasto lì per sempre. Senti, tu sei uno dei giocatori che comunque può dire di aver fatto parte del settore giovanile del Monaco. Ci racconti come hai vissuto quell'esperienza che non capita a tutti? Sono dei ricordi che avrò per sempre perché arrivi in una città, proprio ti sembra fuori dal normale, perché a Monte Carlo se ci vuoi vivere devi essere ricco, quindi arrivi da un quartiere brutto di Marsiglia, arrivi a Monte Carlo e quindi è stato bello. Poi esci dalla tua squadra che sei il migliore, ti ritrovi con una cinquantina di ragazzi più forti di te, quindi lì capisci che per diventare calciatore sarà un bel casino. Ho tanti ricordi, tanti compagni, c'ho un compagno di squadra che giocava con me nel Monaco, che adesso gioca nel Marsiglia, Germain. C'è Kurzawa che stava con me pure, Malcuit che gioca nel Napoli. Eravamo un po' tanti, tanti ragazzi, sì. E poi tanti altri ragazzi che sono partiti bene, che poi adesso hanno smesso, quindi il calcio è fatto anche di brutte esperienze purtroppo. Poi gli ultimi anni nel Monaco mi ricordo che ogni tanto mi allenavo con la prima squadra, quindi mi sono allenato con campioni veri. All'epoca chi c'era? C'era Evra, Morientes, Saviola, c'era un bel po' di gente. C'era Deschamps come allenatore, quindi sì, ho visto bella gente. Ah, sono arrivato a Novara quasi per caso, perché il mio allenatore della primavera del Monaco era molto amico con Marco Simone. E quindi Marco Simone sapeva che il Monaco non mi faceva firmare il primo contratto e ha detto: "Guarda, io ti do una mano, conosco il direttore sportivo del Novara, che era Pasquale Sensibile all'epoca." E gli ha chiesto se poteva venire a vedere l'ultima partita del campionato e quindi è venuto, ho fatto una bella partita, mi sa che ho segnato pure e quindi qualche giorno dopo mi chiama Marco Simone e mi dice: "Guarda, se vuoi andare a Novara ci fanno 4 anni di contratto." Ho detto: "Andiamo subito." Quindi è iniziata là la mia avventura in Italia. Quando mi sono ritrovato a Foggia, avevo già giocato nel Foggia nel 2011 quando è fallito. E sono dovuto tornare a Foggia perché stavo per smettere, perché ho vissuto una brutta esperienza in Spagna. Ho fatto 4 mesi brutti dove non ci pagavano e
in Serie C, poi volevo tornare in Italia, non sapevo come fare, quindi ho chiamato io quasi il Foggia per dire posso tornare da voi. E quindi per fortuna mi hanno ripreso, all'epoca erano in C2, ho fatto qualche giorno di prova perché mi conoscevano già e quindi ho firmato là. Poi la fortuna mia è stato De Zerbi, che è arrivato l'anno dopo e mi ha fatto ripartire, perché per il suo gioco ero un giocatore fondamentale. Quindi a Foggia è stata proprio una ripartenza di vita. Guarda, ti dico la verità, come mi sono sentito a Foggia, come ti fa sentire la gente a Foggia, ancora non ho trovato una piazza così. Io avrei giocato a vita a Foggia, solo che poi per qualche dettaglio abbiamo dovuto litigare con la società, vabbè, cose che capitano. Quindi sono dovuto andare via ad Ascoli, dove ho conosciuto il mister Aglietti. E lì anche mi sono trovato bene, con il mister soprattutto, perché per la persona che è, soprattutto per la persona. Poi sono, dopo qualche anno lo ritrovo qui a Verona e sono tornato proprio per quello, per la persona che è il mister, per l'allenatore che è, e quindi sapevo cosa andavo a trovare qui. Quindi non ho perso un secondo e sono venuto a Verona. Il Chievo già non ho esitato, perché so la storia del Chievo, so gli anni, il calcio che ha fatto il Chievo, tutti gli anni Serie A, la società, quindi sapevo dove andavo. Poi qui la città è meravigliosa. Sono arrivato qua, mi sono sentito proprio subito bene. Non posso dire a casa perché non conoscevo nessuno, però subito bene, perché c'era tutto per essere felice qua. Hai una bella città, la squadra, i ragazzi, pure sono tutti bravi ragazzi, compagni, quindi abbiamo un gruppo sano. E poi il centro sportivo mica male, quindi no, c'è tutto per far bene. E infatti penso di avere iniziato bene il campionato, iniziato bene la mia avventura col Chievo, e ho fatto 5 partite, mi sa, ho fatto 4 vittorie e un pareggio, quindi non mi lamento e niente, quindi sono contento. A Novara avevo 21 anni, ero giovane, non avevo fatto tutte le partite all'epoca quando abbiamo vinto la Serie B, ho fatto solo 14 presenze da terzino sinistro, tra l'altro. Quindi a 21 anni mi sono detto che preferivo andare a giocare, perché ero giovanissimo, invece magari fare qualche presenza in A e fare la panchina. Quindi ho preferito giocare e sono andato via. Poi 10 anni dopo di nuovo vinco di nuovo la Serie B e purtroppo non rientravo nei piani del mister, quindi sono andato via senza problemi, non ho nessun problema con mister Stroppa, quindi sono andato via da lì e quest'anno abbiamo tutte le chance dalla nostra parte per anche conquistare la Serie A. Poi se dovesse capitare, io da qui non mi muovo più. La cosa un po' strana è che con Le Verbe parlo in italiano in campo. Ci diciamo le cose in italiano, perché ci siamo messi d'accordo prima di giocare insieme la seconda partita, mi sa, abbiamo giocato insieme. Ho detto: guarda Max, io in campo ti parlo in italiano perché le parole mi vengono in italiano. Mi fa: sì, vai tranquillo, anch'io faccio così. Quindi era una cosa carina questa cosa. Beh, non ci dirai che con Rigione parli napoletano? Sì, napoletano. Intanto in foggiano, poi un po' napoletano. Mi ricordo che è stato un cross di Garridano sul secondo palo e davanti a me a Fabio gli ho tirato la maglia. Per una volta che faccio un euro gol, quasi l'arbitro, che non fischia mai subito un rigore, l'ha fischiato subito.
e mi ha tolto il gol. Ho detto: arbitro, ma questo è gol? Mi fa sì, mi dispiace, ma ho fischiato prima rigore. Quindi, tra l'altro, non segnavo da quando era ad Ascoli con Aglietti. Per noi, se non prendi gol, è una cosa in più. È sempre bello finire la partita senza prendere gol, avere la porta inviolata, proprio è bello. Io sono innamoratissimo del calcio, quindi mi guardo tutte le partite, perché da quando ho scoperto la tattica, da quando gioco in Italia, che ho scoperto la tattica e il possesso palla, tiki-taka, tutte quelle cose là, mi piace un sacco guardare le squadre, come giocano. Mi piace il Bayern Monaco, il Manchester City, perché sono innamorato di Guardiola. Poi il Sassuolo lo guardo perché c'è De Zerbi che mi piace. E guardo anche il Crotone, perché Stroppa fa giocare le sue squadre proprio molto bene. Quindi mi piace vedere le squadre che giocano a calcio. Poi fuori dal calcio, quando ho un po' di tempo libero, provo a stare più tempo possibile con mia moglie Gabriella, che ho incontrato a Foggia quando giocavo lì, e mia figlia Alice. Abbiamo cambiato il nome perché se la chiamavamo Alice, in Italia si chiamava Alice, in Francia Alice. Quindi abbiamo cambiato le lettere del nome e si scrive Alys. Così sia in Francia che in Italia si chiama Alice. Chi si alza la notte a cambiare pannolini o a riaddormentarla? Non si alza nessuno perché dorme in mezzo a noi, quindi dorme lì, piange, fa tutto nel letto, quindi stiamo tutti e tre e non dormiamo tutti e tre. E quindi, no, una cosa bella, essendo in Italia da 10 anni mi sono abituato a essere senza mia famiglia, quindi mi sono creato un'altra famiglia e il tempo libero che ho lo consacro tutto a loro.